Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui nella villetta rossa che vi ho mostrato domenica scorsa nel primo speed build e oggi volevo presentarvi proprio la sim con cui giocheremo. Quindi lei è Carlotta Marino, adesso sta dormendo. Appena si sveglia, ve la faccio vedere per bene e vi mostro i suoi tratti. Eccola qui. Allora, andiamo subito nel CAS. Eccoci qui, lei è Carlotta, come aspirazione è Sim Rinascimentale e il tratto bonus è veloce a imparare. Invece i suoi tratti sono amante dell'arte, ordinata e Sim sicuro. Questo è il primo outfit quotidiano, adesso vi mostro anche gli altri. Quindi questo è il secondo, ho cercato di tenermi comunque su un tema molto autunnale. Questo è il terzo. E questo è l'ultimo outfit quotidiano. Poi invece per quanto riguarda i formali, questo è il primo, tutto sul nero. Questo è il secondo. E questo è il terzo. Come vedete, per quanto riguarda il trucco, non ho cambiato moltissimo, mi diverto di più a cambiare proprio i vestiti. Questo invece è sportivo insieme a quest'altro. Da notte abbiamo questo completo nero. Lo stesso completo bianco e lo stesso completo sul giallo. Da festa abbiamo questo completo sul rosso. Quest'altro che mi piace tantissimo, anche se ha pantaloni corti, non fa niente, è comunque molto carino, gliel'ho voluto mettere perché le sta proprio bene, le stanno bene questi colori. Questo è l'ultimo con il particolare del bracciale qui. Invece il costume è questo costumino semplice nero. Allora, torniamo agli abiti quotidiani. Allora, Carlotta è una giovane adulta che si è da poco trasferita qui a Newcrest dopo aver lasciato la casa dei genitori perché voleva essere indipendente, voleva trovarsi un lavoro e vivere per conto suo. Il lavoro l'ha già trovato, lei è amante dell'arte, quindi come lavoro ho deciso di farle fare la pittrice e oggi infatti alle 9 andrà al lavoro. Le ho già fatto completare l'incarico del giorno, crea dei dipinti. Quindi adesso andiamo subito a fare colazione. Fai colazione, macedonia di frutta. Carlotta inizierà a lavorare fra un'ora. Allora, beh, a parte la fame, abbiamo che freschezza per il frigorifero aggiornato, arredamento gradevole. Accogliente per i tratti del lotto e sensazione di fiducia in sé, perché è appunto un sim sicuro. Cerchiamo di non fare danni appena mattina, Carlotta, per favore. Allora, Sara Mariani, ehi, ho bisogno di uscire un po' di casa, ti unisci a me per la colazione qui? Allora, no, Sara, mi dispiace perché dobbiamo andare al lavoro fra poco. Sara Mariani è un'altra giovane adulta che abbiamo conosciuto ieri sera praticamente ed è una giovane adulta che ho creato sempre io e abita proprio in una casetta qui a fianco. Non è questa, non è questa. Questa comunque abita da queste parti, non abita molto lontano da noi. Allora, Carlotta fa colazione. Sbrigati a fare colazione che devi andare al lavoro e sei già in ritardo. Come tuo primo giorno non è proprio il massimo.
Ok, vabbè, questo lasciaci, penso io, tu vai al lavoro subito. Andata al lavoro. Ciao Carlotta, ho messo lavora sodo perché è il primo giorno, quindi deve ovviamente fare bella figura e il divertimento sta calando tantissimo. Eccola qui. Allora, promossa a archivista di libri d'arte. Carlotta è stata promossa archivista di libri d'arte. Guadagnerà 2 simoleon in più all'ora per un totale di 23 simoleon all'ora. Ha anche ricevuto il seguente bonus: 422 simoleon, illuminazione artistica, perfezione pittorica. Fai una ricerca di riferimenti per le opere d'arte al computer. Il suo prossimo turno è lunedì alle 9. Quindi, perfetto. Il fatto di esserci portate a termine con l'incarico del giorno prima ancora di iniziare a lavorare ci ha già fruttato una bella promozione. Allora, sei un po' tesa, quindi io direi di fare un bagno. Fai il bagno con la schiuma, così anche il divertimento aumenta un pochino. Poi, dopo aver fatto il bagno, siccome hai sabato e domenica liberi, io direi di uscire un pochino, sono le 17:30. Usciamo un po' a conoscere un po' di persone, perché abbiamo conosciuto soltanto Sara Mariani, quindi conosciamo anche gli altri vicini. Acceleriamo un pochino. Eccoci qui. Allora, possiamo intanto mangiare qualcosa al volo oppure andiamo a mangiare fuori? Andiamo a mangiare fuori, andiamo al ristorante dove ci aveva invitato Sara. Quindi viaggia con Sara. Ah sì, abbiamo conosciuto anche la barista ieri sera. Allora, ho portato le ragazze qui in questo cinema. Quindi adesso ci andiamo a vedere un film e poi andiamo a mangiare una pizza in questa pizzeria qui accanto. E questi sono tutti i lotti che ho scaricato dalla galleria, che ho modificato un pochino, ma leggermente, non ho stravolto nulla. Mi piacevano un sacco, allora ho deciso di riempire lo scenario di Newcrest con questi lotti differenti tra loro, quindi un cinema, una pizzeria, un ristorante, la palestra e tutto ciò che può essere utile. Allora, vediamo un po'. Intanto io direi salutatevi, almeno un ciao. No, niente ciao. Ok, Sara se n'è andata, andiamo a vedere il film. Ha già fatto proprio tutto, tutto da sé. Allora, guarda il film attuale insieme, vai. E magari sedetevi anche, però non rimanete in piedi. Sara, ti siedi? Rimane in piedi, Sara. Chissà se c'è la macchina per i popcorn, non l'ho nemmeno visto. No, qua ci sono le altre poltrone per guardare il film. No. Ma che cosa stiamo guardando? Si siede però dall'altra parte. Che stiamo guardando? Vimpa, vimpa, vimpsquadino. Ora bei, soisa. Angel. Quago frugge. Intanto chiacchierano tra di Glass. loro. Levitate, Boris. Guabarani Bayou. Vediamo un po'. Desmikos Carenzi. Chi eri della carriera? Strozza, Stepan. Che cosa fai, Sara, nella vita?
Carlotta ha appreso che Sara è cercatrice di microfoni aperti presso Ribalta. Ok. Continuiamo a guardare il film e facciamo come si divertono. Impara a conoscere. Carlotta ha scoperto i seguenti tratti di Sara, amante della musica. Dove è andata? Ah, ecco, si è seduta vicino a me. Il film è finito in tutto ciò, quindi io direi smettetela di chiacchierare e andiamo subito a mangiare la pizza. Eccoci qui, come sei carina con questo vestito. Molto molto carina. Sara, però cambiati pure tu. No, Sara scappa in bagno. Ok, andiamo in bagno anche noi. Allora, volevo mostrarvi un pochino questo lotto. E vai! Ma guardala. Qual era il bagno per le donne? Io nemmeno mi ricordo. Questo. Vai! Allora, intanto ecco, volevo mostrarvi il lotto. Allora, si entra da questa parte. Eccoci qui. Quindi si entra da questa parte, anche se l'entrata normalmente dovrebbe stare sulla strada, però credo di essere stata io ad averlo messo storto. Quindi, questa è l'entrata. Qui abbiamo la nostra direttrice di sala, poi andando a sinistra c'è una prima saletta privata, diciamo così, con un tavolino e quattro posti. Invece andando a destra entriamo in un'altra saletta che si affaccia poi sulla cucina, anzi è la cucina che si affaccia su questa saletta. Quindi abbiamo qui la sala e da quest'altra parte la cucina. Quindi noi attraverso questa finestrella possiamo vedere cosa succede in cucina e i camerieri possono prendere i piatti e le ordinazioni. Qui c'è un'altra saletta e poi c'è la porta che si affaccia qui sul giardinetto. Qui ho modificato un pochino di cose, la fontana era al centro, io l'ho spostata qui nell'angolo e diciamo che invece da quest'altra parte, tramite questo cancelletto, si va nella zona bambini. Perché mancava una zona per i bambini, appunto, e quindi ho voluto ricrearla in questo spazio, quindi con le lucine, con i giochi per i bambini, e qui c'è qualcuno che dorme. Sara! Non ci posso credere. Siamo andate a mangiare la pizza, sono le 11:10 e tu già dormi, mamma mia. Vabbè, torniamo a noi, saliamo al piano di sopra. Qui ci sono le scale, quindi da qui si arriva e c'è questo spazio aperto con altri posti a sedere, altri tavoli. Qui c'è sempre una saletta più privata, più intima e c'è anche il tavolino per i bambini, il seggiolone per i bambini. Poi qui abbiamo i bagni e qui c'è ancora un'altra saletta. Mi è piaciuta tantissimo questa pizzeria, questo lotto, non l'ho modificato quasi per nulla, soltanto la parte esterna. Quindi riavviamo il tutto. Sara, abbiamo capito che sta dormendo. Carlotta, dove sei? Fuori. Ok, dovevi andare in bagno. Ma perché questa non va in bagno? Io non capisco. Vai in bagno. Ah, forse ce l'abbiamo fatta, ok. Poi, dopo che sei andata in bagno, magari chiediamo un tavolo. Direi che ci possiamo mettere anche qua. Ma Sara in tutto ciò sta ancora dormendo.
Oh mio Dio. Sara, ti prego, svegliati. Non ci posso credere. Sara dorme, Carlotta va in bagno e nel frattempo si è fatta mezzanotte. Mo' l'hai fatto un bel sonnellino, ti potresti anche svegliare, eh? Ok, è andata in bagno, chiediamo il tavolo. È anche stanca, mamma mia. È solo la prima serata. Ma questa è Sara, ma dove va? Cioè Sara si è svegliata e si è cambiata, tipo. Vabbè, abbiamo avuto il nostro tavolo? Da questa parte. Grazie, troppo gentile. Andiamo. Il tavolo che avevo chiesto io? Sara già si è seduta. Cioè, pronta. Allora, quindi direi, sediamoci al tavolo e sbrighiamoci anche. Ordina per il tavolo, ordiniamo subito. Dove vai? Ma vi eravate già accomodate. Fatti accomodare. Oh Madonna. Ecco il tavolo, buon appetito. E ma ce lo dici 2 ore dopo? Allora, ordiniamo qualcosa. Che cosa ordiniamo? Scelta dello chef il latte. Facciamo succo d'arancia per te e proviamo questo. No, anzi, proviamo questo per tutte e due, dai. E poi da mangiare, io direi andiamo direttamente alla portata principale perché già state dormendo tutte e due. Allora, facciamo pizza al formaggio per Sara e pizza alla diavola per Carlotta. Ok, ce la faremo ad avere questa pizza in un tempo abbastanza breve oppure ci addormentiamo sul tavolo? Questa è la vera domanda. Ma Sara in tutto ciò? Sara sparisce, se ne va così. Noi dovevamo chiacchierare, dovevamo conoscerci meglio. Dove andare? Andare a dormire? No, non andare a dormire. Sara, ma vieni qua. È chiamata te, non la puoi manco chiamare. Questo team è troppo lontano per chiamarla. Sì, ma non ci alziamo però, eh. Aspettiamo. E nel frattempo, fatti un selfie. Che carina. Ok, acquisita l'abilità di fotografia. Continuiamo ad attendere che arrivi il nostro cibo. Questa è la cameriera, sì. Vabbè, non ci interessa. Grazie. Oh, Sara, ciao. Bentornata. Facciamoci un selfie con Sara. Mentre aspettiamo tutto, dove vai? Ma stai ferma, vieni qua.
Dicevo, facciamoci un selfie. Vai. Carlotta, dove sei? Lo so che sei stanca, ma dovremmo cenare, sai? Prima serata pessima proprio. Alleluia, è arrivato. Ce l'abbiamo fatta, il piatto è arrivato. Quindi lasciamo perdere il selfie, io direi mangiamo. Vai. Buon appetito. Questo che fa qua, balla. Com'è questo piatto? Eccellente e normale, il nostro eccellente. Chiacchiera con Sara. Discuti dei sapori del cibo. Vediamo un po'. Piatto delizioso. Un piatto molto soddisfacente. Dove è andato il piatto? Piatto? Ok. Per un po' avrò lo stomaco pieno, e meno male. Nuova amicizia. Stringere una nuova amicizia può davvero rincuorare un sim. Questa sì che è comodità, fa venire voglia un sim di star seduto tutto il giorno. A cena fuori e sensazione di fiducia in sé. Mamma mia, che rapidità queste cameriere! Cioè, noi abbiamo finito e Sara ancora magna. Sara, sbrigati, dai! Luna Dobbiamo Vol. andare a letto, dobbiamo andare a casa. Our Sto day's schedule morire flashes a breeze. Cinosa, Lance of Zarde, di sonno. Spada Dai, di che è Lala. stanca! Lascia che il cameriere controlli la situazione. Cameriere, io direi che possiamo anche pagare. Termina il pasto e paga il conto. Vai. Tanto ha finito Sara, no? Sì, ha finito. Così andiamo subito a casa e andiamo a dormire. Il ristorante si augura che il pasto sia stato gradito. Sono stati addebitati automaticamente Decimo Leon ai fondi dell'unità familiare. Ok, quindi andiamo a casa. Ciao Sara, grazie della bella serata. Anche se a un certo punto ti sei addormentata e non ti ho visto più. Lei effettivamente è quasi crollata perché manca poco. Manca poco e mi sviene. Arriverà a casa? È stanca, poverina. Allora, ce l'abbiamo fatta a tornare a casa. Io adesso direi di andare subito a dormire, anche perché domani, no, domani è domenica, non andiamo al lavoro, ma dobbiamo portare a termine l'incarico del giorno. Quindi ecco qui con una Carlotta che se ne va a dormire alle 6:21. Io direi che ci possiamo salutare, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo episodio di The Sims 4. Ciao!